Buongiorno a tutti da LaSolomonica.com. Oggi andiamo a vedere le Fate Chip, queste nuove carte edizione limitata, molto rare. Solo 1000 sono stati i pezzi stampati in tutto il mondo uguale a questo. Chiara ispirazione il tema casinò. Queste chip blu che tornano ridondanti sia sulle facce sia sui dorsi del mazzo, lo andiamo a vedere. C'è poco da dire sull'astuccio, semplice, concreto, con queste due linee bianche e blu che si intervallano con questa merlatura laterale, che è la stessa che andate a trovare poi proprio sulle chip che trovate sul dorso. Astuccio semplice, carte di ottima qualità. Partiamo dal retro bordato, come piace a me, questa fish stampata in centro con naturalmente il logo della carta stessa. Per quanto riguarda le facce, abbiamo due joker, così come le faccio vedere, sempre chip centrale, molto semplice, a tema, come a tema è anche l'asse di picche che riprende sempre la nostra chip, le merlature, molto bello questo asso. Le rimanenti carte sono praticamente molto standard, anche le figure sono quelle classiche. La qualità della carta, la scorrevolezza è ottima, una buona finitura, carte piuttosto rigide, ottime sia per colore che per consistenza per il cardistry. Un paio di chicche finali, abbiamo una classica doppio dorso e una seconda carta doppio dorso sulle quali però non v'è stampata da un lato la chip centrale, per cui per effettuare la vostra sparizione della chip questa carta può essere utile per inventarsi una propria routine strana, particolare, dove appunto la chip centrale del dorso sparisce come di incanto. Dunque, questo è tutto, spero il mazzo vi sia piaciuto, acquistatelo perché veramente da collezione finirà in un batter d'occhio. Mettete un bel mi piace a questo video, iscrivetevi al mio canale YouTube dove faccio le recensioni di tutti i mazzi che vendo carta per carta, proprio ve li mostro come ho fatto con questo mazzo, per cui iscrivetevi al mio canale, sarete sempre aggiornati su tutte le ultime novità in vendita su lassodellamanica.com. Ragazzi, vi saluto, vi ringrazio e come al solito vi dico alla prossima!